Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi è giovedì e quindi scopriamo un po' le creazioni con la colla a caldo. Oggi più che scopriamo le creazioni, scopriamo degli esperimenti che ho voluto fare così perché lo sapete che non sto mai ferma e quindi ho voluto sperimentare un po' di cose. Come vedete c'è anche uno stampino nuovo che vedrete a breve in un video acquisti, appena mi arriva tutto quanto vi farò un video dedicato. E qui, vabbè, già siamo partiti con il problema e quindi direi di partire subito. E questa, vabbè, è stata più una prova per vedere se andava bene per la colla a caldo, ma non credo. In realtà questo stampo è molto piccolo, quindi penso che avrò difficoltà anche con la resina. E diciamo che in realtà è anche venuto, non so se riuscite a vederlo, cioè in realtà è anche uscito, a parte che mi sono riempita di glitter. Però in realtà non saprei come rifinirlo, quindi è un problema. Oddio, non riesco a farvelo vedere. No, non penso che lo vediate. Beh, comunque più o meno è venuto il fiocchettino, però insomma non riesco neanche a rifinirlo. E poi quest'altro, anche questo è uscito, molto carino. Questo magari riesco di più a rifinirlo. Sono carini questi fiocchetti, magari la prossima volta li faccio colorati, forse è meglio. Ok, poi andiamo a vedere questo. Scopriamo questo qui. Guardate come sta lo stampo. Questo so già che è un fail perché praticamente quando l'ho fatto lo sticker già si è alzato. Allora, praticamente volevo volevo ricreare un po' il mare e quindi la spiaggia e l'ombrellone. E poi sopra il cielo azzurro, però lo sticker purtroppo si è inabissato. Non so come fare con questi sticker, sono troppo piccoli e quindi mi sa che forse rifaccio lo sticker e lo metto di sopra perché mi piaceva veramente tanto. Passiamo poi a questo, e poi con la colla bianca mi sono detta perché non fare una rosellina bianca. Ci sono delle bolle qui, forse se faccio un po' con l'accendino magari riesco, però la colla bianca è molto buona. E poi passiamo agli esperimenti. Partiamo con le creazioni semplici e quindi con questa qui che è una stellina molto semplice e voglio fare praticamente al contrario, quasi tutti li ho fatti al contrario e quindi attaccarci poi lo sticker sopra perché siccome sono molto piccolini rischio di fare il macello che ho fatto con questo e quindi adesso poco poco magari sciolgo la colla con l'accendino. E poi ci attacco sullo sticker. Poi quelli normali, diciamo, beh, sono questi. Tiriamo prima fuori i normali. Per questo dovevo finire la colla a caldo, quindi sempre il mio solito. Ah, che in realtà era anche sporco, quindi è uscito anche colorato. No, vabbè. Lo stampo era sporco e quindi si è colorato da solo con l'ombretto, vabbè. Poi mi sembra che questa sia normale. Sì, che carina! Con Sailor Moon, questa l'ho solo però invece di colorarla con gli ombretti, l'ho colorata con i gessetti. Forse mi dà più colore rispetto agli ombretti. Che bellina, che bella con tutte le stelline. Questa è molto carina. E ora non ricordo più quali siano quelle normali. Mi sa questa, ma no, questa è quella pure che devo fare al contrario. Perché pure questa lo sticker è andato via, infatti c'era lo sticker a forma di palla, di mare praticamente, pallone. E anche questo, guardate come si vede, ecco che lo sticker si è staccato e l'ho dovuto togliere pure quello. Ho capito che se sono troppo piccolini gli sticker, quella a caldo se li mangia. E poi mi sa che questo è normale. Che carino! Ah, questa con la caldo bianco è stupenda. Dà l'effetto, non so se riuscite, no, non lo vedete, delle venature mentre praticamente stendo la colla. È stupendo. Bella questa colla bianca. Sì, la comprerò. Mi sa che non la trovo però molto facilmente. E poi normale, sempre questo, sì, con l'arcobaleno, con la nuvoletta o l'arcobaleno. Che carina. Ok, veniamo agli esperimenti. E quindi perché fai queste cose, no? Giustamente, perché non c'ho nulla da fare a pomeriggio e quindi mi invento qualcosa di nuovo.
E quindi io partirei con queste che già state vedendo, che praticamente sono al contrario, e mi sono detta, praticamente adesso vi spiego il mio pensiero. Praticamente mi sono detta, se nella resina mettiamo i ciondolini in metallo, perché non possiamo metterli anche nella colla a caldo? Genio Ilaria, perché sprofondano, perché la colla è troppo liquida. Al che questo è stato un primo, diciamo, questo è stato un primo esperimento. Infatti, tipo questa cosa qui, che credo che sia una, non so come definirla, erano dei ciondolini che avevo così da buttare, che l'ho utilizzato per questa cosa. Credo che siano delle copie di Hello Kitty fatte male. Vabbè, lasciamo stare. Ho cercato di fare appunto la stessa cosa che facciamo nella resina, quindi di tipo inglobarlo, ma no. E diciamo che sia un po' inabissato, peggio del Titanic. Però, insomma, non è che boh, mi dispiace l'effetto, anche perché non è che sembra molto. Al che poi, nel secondo tentativo, mi sono detta: Ilaria, fai raffreddare un po' la colla, così forse si inabissa di meno. Genio, no? Del male proprio. E quindi questo è andato un po' meglio, perché in realtà si è inabissato leggermente, non è rimasto anche fuori, e questo, sinceramente, come effetto mi piace di più. Voi che dite? Vi piace? Ok. Sempre con questa stessa tecnica ho fatto anche questo con una specie di diamantino, però oddio, non è che mi piace proprio tantissimo, perché questo sempre si è abbassato abbastanza e quindi non è che proprio sia bellissimo. E quest'altro, ed ho appunto incastonato, se si può dire così, delle stelline. Però forse questo, in questo caso la colla si era già asciugata parecchio e quindi diciamo che non l'ho potuta poi sistemare molto. Vediamo che ci posso fare. E poi con questa, sempre con questa idea, ho fatto il diamante al contrario. Ecco, perché no, no, perché mi sono detta, se in teoria questo lo metto al contrario, come se si facesse una normale creazione, la colla va fino alla fine e rimane solamente praticamente la parte piatta e la parte, ecco, non so se mi, se, ecco, questa qui secondo me si sarebbe coperta tutta e sarebbe rimasta solamente, diciamo, la parte davanti e avremmo avuto un bel effetto, ma no, perché praticamente non è stato così. Adesso veniamo alla pazzia pura. E cioè, ho visto alcuni video che facevano dei ciondoli con la resina con le palline, praticamente quelle lì che si mettono, e non so come, ve li mostro così vi faccio vedere. E mi sono detta, perché non usarli anche con la colla a caldo? Anche perché io pensavo che si sciogliessero, e invece no. Ok, sono questi. In realtà l'effetto non mi dispiace. Aspettate. Ecco, sono le palline praticamente che si mettono sui dolci. È carino. Solo che però bisogna testare il fatto che magari col passare del tempo, stando così fuori, si sciolgano. Forse devo passarci qualcosa sopra, tipo magari un po' di colla. Perché in realtà nella resina vengono inglobati, quindi non hanno problemi del tempo che si, insomma, non hanno problemi di tenuta nel tempo. Questi invece stanno fuori, quindi mi inventerò sempre qualcosa. E con la stessa idea, no, qua ne sto facendo mezzi, ho fatto sempre la stessa cosa, però invece che con i pallini, con le codette. Eppure queste mi sa che no, non rimangono sopra, quindi non va bene per niente. E poi, dulcis in fundo, ultimo esperimento con gli elastici, ragazze. Io queste cose me le invento, non ho nemmeno guardato se le hanno già fatte da qualche altra parte di YouTube, però se le avete già fatte, scusatemi, non le ho guardate. Le ho fatte e basta. Con gli elastici, oh mio Dio, l'idea non è neanche malvagia, però bisogna sempre. Poi, tra l'altro, la colla è andata tipo dal trasparente al bianco. Forse se fosse stata tutta bianca, così sarebbe stata bella come idea. Però, da
da sistemare questa cosa, forse posso farli piccolini 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 e avere lo stesso effetto di questa. Quindi niente ragazze, queste sono tutte quante le mie creazioni, non ce n'è una in particolare, vabbè, a parte forse questa di Sailor Moon, perché io adoro Sailor Moon, e forse anche questa se non si fosse inabissato l'ombrellone, sono quelle che magari mi piacciono di più. Fatemi sapere se questi esperimenti vi sono piaciuti, fatemi sapere se questo tipo di video, magari nel fare esperimenti con la colla a caldo o con qualche altro materiale, vi può piacere, così magari mi organizzo per fare qualche altro video. Mi raccomando, lasciatemi tanti mi piace al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un grosso bacio come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!